questo mondo c'è tanta confusione e non si riconosce sempre a prima vista il bene e il male. Molte cose che sembrano negative possono avere del bene dentro e molte cose che sono negative sembrano buone. L'apparenza inganna. E uno deve valutare molto bene. C'è una storia famosa di un rebbe che l'usanza era che il rebbe sta e dà consiglio ai chassidim e i chassidim portavano dei piccoli doni al rebbe che lui chiaramente si occupa di loro spiritualmente, loro lo mantengono materialmente. Chiaramente ognuno dava quello che poteva dare. E c'è chi non dava, ma chiedeva al rebbe e cercava di aiutare ognuno secondo le proprie capacità. Non mi ricordo se è il nome in mente, mi viene in mente se è il nome di questo rebbe, però una volta è venuto da un povero e lui si è lamentato che si trova affitta una taverna, un alberghetto che c'era sul piglio da un conte e già da diversi anni che c'era un inverno molto forte e non ne riusciva a, non c'erano persone che viaggiavano e di conseguenza non è riuscito a pagare l'affitto. E adesso il conte l'ha minacciato che se non pagherà l'affitto lo butterà nel pozzo, in prigione. La prigione non è la prigione di oggi come possiamo immaginare, ma era un pozzo scavato nella terra che da lì non si vedeva la luce del sole. Io so, da quello che dice E praticamente tutti quanti, non è che mettevano solo il capo famiglia in prigione, mettevano tutta la famiglia in prigione e così magari c'era gente che nasceva nel buio, non neanche aveva mai visto una loro vita cosa era giù. E chiaramente una volta che si entrava lì era molto difficile uscire perché come fai a pagare il debito se sei in prigione? In più, questo ebreo aveva due figlie da sposare e non aveva i soldi per la dote, perché a quei tempi lì l'usanza era che per sposare c'era una certa dote da mettere su casa e ci vuole un bel po' di soldini sia per pagare l'affitto sia per la dote. Allora è andato al rebbe e ha chiesto aiuto, ha chiesto ma quanti soldi hai bisogno? 300 rubli, 300 rubli era quei tempi lì, una cifra astronomica tipo 300.000 euro oggi. E lui ha detto: guarda, in questo momento non ho questi soldi disponibili, però è dato una benedizione che devi aiutare certi. Poi se ne va. E poco dopo, la stessa giornata, entra un'altra persona. Questa persona invece era un chassid molto benestante. E torrebbe la benedizione che tu mi hai dato la scorsa volta, ha avuto molto successo e veramente ha fatto dei affari favolosi e ora ti ho portato un'offerta per te. Quanto ha portato? 300 rubli. Tutto torrebbe è venuto in mente, questa provvidenza divina sicuramente Dio non è che mi manda così tanti soldi ogni giorno, sicuramente questi soldi qui sono, si intendono per questo povero qui, che deve sposare le figlie, a Hansat Kalà, e deve se non paga andare in prigione, dunque c'è anche il Pidyon Shebuim, si deve scattare i prigionieri, sono due mitzvot molto importanti. Poi dopo ho pensato, ma 300 rubli sono tanti soldi, con 300 rubli io posso sanare tutti i poveri della città per i prossimi 6 mesi. In più, lui stesso era povero e lui stesso aveva debiti dal macellaio, dal lattaio, dal portatore d'acqua e così via. E dunque una parte anche per sé, giustamente. E
Il legebbe? Aveva smesso di accettare gente in udienza privata, come era solito fare, e si è cominciato a approfondire per capire qual è la vera volontà di Dio. Lui sapeva che la volontà di Dio può essere solo una. E anche se tutte e due sembrano buone, pure, però solo una può essere la vera volontà di Dio. Hai capito che una è la volontà di Dio e l'altra è l'opposto della volontà di Dio. Poi non riusciva a capire qual era. Lui ha meditato, meditato, dopo un po' di tempo ha detto così: quanto mi è venuta l'idea di dare soldi a tutti i poveri della città? Se questa idea veniva veramente dall'anima divina e non dall'anima animale, allora doveva dirlo subito, cosa aspettato? Il fatto che ha detto solo dopo che io ho deciso di darlo in Sedaka per Hansat Kala e Pidyon Shavuim significa, e questo è solo un trucco dell'anima animale per distogliermi dalla mitzvah. E dunque, in questo caso c'è anche l'ordine cronologico, ma perché questo è un tzaddik, è un uomo santo. Da noi può essere il contrario, che prima ci viene l'idea di usare i soldi per noi e poi ci viene l'idea buona. Però la regola è che qualsiasi cosa ti distoglie da una cosa positiva non può essere positiva. Una cosa che ti toglie da una cosa positiva non può essere buona. Per cui nel momento che uno ha deciso di fare una mitzvah, di fare un comandamento divino o di fare una buona azione e ha degli ostacoli, per quanto questi ostacoli possano essere belli, buoni e sacrosanti, sappi che vengono dalla parte opposta. Se chiaramente ognuno ha ostacoli su misura, sarebbe dire che Dio dà a ognuno la forza di sopportare questi ostacoli. Che come dice il Talmud, Yetzara è un professionista. Qui dice il Talmud, Yetzara è un professionista. Oggi dice fai così, domani dice fai cosà, finché dice vai e inchinati all'idolo e tu ascolti, perché ormai sei già abituato ad ascoltare. Però per quanto lui è professionista, Dio ci ha dato un'anima divina che è ancora più potente. E noi con il nostro intelletto dobbiamo analizzare ogni cosa secondo le due regole che abbiamo detto prima: numero uno, se questa è una cosa che ci avvicina o lontana da Dio, e numero due, se questa è una cosa che faccio per abitudine, una cosa statica, o una cosa dinamica che faccio con uno sforzo per andare a avvicinarmi ancora di più a Dio, che veramente il vero servizio divino è solo quando uno si sforza. Quello che uno fa per abitudine non ha un grande valore. Perché ogni ebreo ha ereditato da Abramo Avinu, dai nostri avi Abramo, Isacco e Giacobbe, un amore e un timore nascosto. Questo amore e timore nascosto è sufficiente per mantenere lo status quo. E dunque quando tu servi Dio, diciamo, non fai nessun peccato, fai tutte le mitzvot, sei in regola d'arte, lo servi Dio mantenendo lo status quo, in realtà tu non stai facendo niente. È l'amore e il timore che hai ereditato da quella vino che stai sfruttando. Quando invece ti arriva un ostacolo e tu devi lottare e sconfiggere questo ostacolo e sopassarlo, allora lì come fai a scavalcare questo ostacolo? Soltanto meditando sulla grandezza di Dio e così sviluppando il tuo amore e timore. E dunque questo amore e timore non è quello che hai ereditato, qualcosa che tu hai creato col tuo intelletto, col tuo cuore. E allora qui si chiama che tu hai servito Dio, e dunque questo vale come servizio divino. Per questo che tutto quello che è abitudine non ha valore. Se diciamo che le buone abitudini hanno un valore,
perché anche quello ci vuole, se no è facile cadere. Per cui ci vuole l'ordine e l'abitudine per avere una base, per uno sapere cosa sono una base, e il vero valore è quando uno si sforza e amplia questa base, come anche nel business, nel lavoro. La persona non è contenta della situazione statica. Ricevo lo stesso stipendio 10 anni fa, no, non va bene. Fai la stessa identica cosa 10 anni fa, non va bene. Uno si aspetta che ogni giorno sia qualcosa di nuovo, qualcosa di dinamico, qualcosa, una nuova sfida per andare avanti.